Soprattutto un'operazione verità. Noi abbiamo presentato un emendamento per tornare indietro e martedì sarà discusso in commissione. Verificheremo lì se le parole di Marsilio, di Febbo, di Sospiri poi sono comprovate da un voto favorevole al ritorno alla situazione precedente. Poi eventualmente si apre un tavolo con i portatori di interesse e soprattutto con il comune di Roseto. Lo voglio ricordare, il comune ha deliberato all'unanimità con tutte le forze politiche presenti per fare in modo che si tornasse indietro rispetto all'emendamento che ha sostanzialmente cancellato la riserva. Qualsiasi modifica va concertata con il territorio, soprattutto con il comune, con i portatori di interesse, sia agricoltori sia ambientalisti, ma è necessario e prioritario un tavolo di confronto con il territorio, quello che purtroppo Marsilio e i suoi non hanno fatto, ma non lo hanno fatto nemmeno su tante altre tematiche importanti per questo territorio, a cominciare dalla sanità, dove la provincia di Teramo è stata solo il bancomat verso le altre province abruzzesi. Con gli agricoltori è necessario aprire un tavolo, così come con gli ambientalisti, poiché questa riserva, che è un bene, un'opportunità per il territorio, va soprattutto concertata e definita con gli attori del territorio.